Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli rotti. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, ma molto particolare. Infatti proveremo a restaurare un vecchio Game Boy Pocket che arriva direttamente dal Giappone. L'ho preso perché sto cercando di recuperare tutti i modelli del primo Game Boy e la prima revisione del Game Boy Pocket, quella che non aveva il LED delle batterie, in Giappone veniva venduta in questa confezione fighissima, a cui non ho saputo dire di no. E questo modello l'ho pagato una sciocchezza perché nonostante sia completo di tutto, il Game Boy è funzionante ma ha un piccolissimo difetto. Come potete notare, lo schermo è completamente andato, ma comunque la console si accende. Però da quanto ho visto su alcuni tutorial disponibili su YouTube, in realtà questo problema dovrebbe essere facilmente risolvibile perché non è lo schermo a essere danneggiato, ma in realtà soltanto il filtro polarizzatore, o meglio la colla che veniva utilizzata per appiccicare questo filtro sullo schermo, e non dovrebbe essere complicatissimo sostituirlo, ma mettete conto che comunque io non ho alcun tipo di manualità. Quindi potrebbe essere un'impresa molto più difficile del previsto, ma staremo a vedere. Mi raccomando, seguite il video fino alla fine per scoprire se riusciremo a restaurare questo Game Boy Pocket affinché ci si possa nerdare sopra durissimo, come giusto che sia. Voi mi raccomando, supportatemi con un piccolo gesto, per esempio alzando le mani al cielo e iniziando a pregare una divinità di vostro gradimento. Probabilmente ne avrò molto bisogno. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Ed eccoci qua. Allora, di cosa avremo bisogno? Innanzitutto del Game Boy, ovviamente, da restaurare, a cui togliamo le pile, qui togliamo anche la cartuccia. Poi qui abbiamo i filtri polarizzatori che però andranno tagliati, la lametta per togliere la colla dal filtro polarizzatore, il cacciavite a Y, che tanto non si vedrà mai per aprire il Game Boy perché ha delle viti un po' particolari, questo particolarissimo attrezzo che ci servirà per staccare il connettore dello schermo, e poi l'alcol isoporopilico per pulire un po' lo schermo prima di rimettere il polarizzatore, i guanti per non farsi male e soprattutto un consigliere fuori dallo schermo che giustamente non vuole farsi vedere. Allora, quindi apriamo il Game Boy. Ah, e c'è anche, importantissimo, il vasetto dove mettere le viti, perché se no si perdono. Una. Comunque difficoltà percepita 10. E sto alla seconda vite. Zio caro. Quando fa così, tu vuol dire che ha finito, di... non esce. Tira i pinzetti. Ottimo consiglio. Solo 4 le viti? Sì, e come no? Ce ne sono pure 2 dentro. Quindi le viti in totale sono 6. E ora vedrete con quale facilità. Ecco, era facile. Esce fuori la scocca. E qui abbiamo, allora, innanzitutto va tolto il pirulino dell'accensione e lo mettiamo qua, e poi adesso dobbiamo sollevare i contatti dello schermo. Easy. Vedete, ho alzato questi 2 pirulini al lato del connettore, ma posso prendere questo così? Tac. Ci sono altre viti? Sì. Il mio incubo. Quindi ora togliamo le viti della motherboard, che riporta l'anno di stampa, 1996. Serve un altro cacciavite. Ok, yes. E siamo arrivati allo schermo. Ci mettiamo i guanti. Stiamo cercando di scollare lo schermo. E una piccola aggiunta in fase di montaggio, mi sono dimenticato di dirlo e di farlo vedere, ma vanno tolti ovviamente tutti i pulsanti e messi da parte, altrimenti durante questa parte dell'operazione vi cadranno inevitabilmente. Yes. Mamma mia! Quindi cosa dobbiamo fare? Ora dobbiamo rimuovere il vecchio filtro polarizzatore, che però sarà incollato in un modo assurdo, anche perché la colla è il problema che ha dato questa macchia nera. E per farlo quindi dovremo usare una lametta e andare a togliere i vari strati di filtro e colla che si sono creati in questo schermo. Quindi mi infilo sotto. Comunque la vera sfida non sarà riuscire a riparare il Game Boy, ma arrivare a fine video con 10 dita. Ma questo è ASMR. Oddio, ho spostato tutto. Aiuto. Oh, tutta sta palestra. Oh, il filtro che è sta cagata qua l'abbiamo tolta. Ora però bisogna togliere tutta la colla che si è venuta a depositare sullo schermo.
che fa veramente schifo. Quindi prendiamo l'alcol poropilico, versiamone una piccola quantità in un piccolo contenitore e inzuppiamoci invece questi giganteschi cotton fioc. E iniziamo ad ammorbidire la colla residua sullo schermo. E niente, questa è al tempo stesso la parte più complicata e complessa e lunga da portare a termine, ma anche noiosa di tutta quanta l'operazione, perché sostanzialmente dobbiamo a intervalli regolari ammorbidire la colla con l'alcol poropilico e poi passare di lametta messa di taglio per non andare a graffiare lo schermo per togliere i vari strati di colla che si sono formati. Purtroppo di colla ce n'è tantissima, non è semplice rimuoverla senza fare danni e quindi si va avanti per una buona mezz'oretta, 40 minuti. E visto che ci siamo, direi che questo è il momento perfetto per lo sponsor del giorno. Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Diario di bordo, sto perdendo fiducia. La colla è tanta, ragazzi. Ma è proprio qui che non bisogna mollare e andare avanti continuando a grattare, ammorbidire e via dicendo. E come potete vedere piano piano si è tornata a vedere lo schermo, a cui rimarrà un piccolo difetto che è questo alone centrale che dovremo poi verificare se durante le sessioni di gioco si vede o meno. Però intanto direi che un primo passo è stato fatto, anche un primo passo significativo, sono fiero di me. Allora, più o meno possiamo ritenerci soddisfatti di come abbiamo salvato lo schermo dalla colla, purtroppo un minimo di alone rimarrà sempre, però adesso che dobbiamo andare a tagliare il polarizzatore nuovo, bisogna stare attenti anche al verso in cui si taglia, perché se lo mettiamo nel verso giusto vediamo il colore del Game Boy, se invece lo mettiamo nel verso sbagliato lo schermo non si vede più. Quindi questo potrebbe essere una cosa abbastanza fondamentale da fare. Ora, non so se questo è il metodo più corretto per eseguire un'azione del genere, però io ho avuto una sorta di attacco d'arte, un art attack, e quindi utilizzando come guida il polarizzatore ormai scassato, ho tagliato con delle forbici da sarto il nuovo polarizzatore affinché potesse entrare nella scocca del Game Boy. Ovviamente questa linea sul filtro indica che la carta adesiva è ancora attaccata, va rimossa prima di inserirlo all'interno della scocca, sperando che la colla di questo adesivo duri un pochino di più nel tempo. Ora riappoggiamo lo schermo, ma ricordatevi assolutamente di inserire al loro posto tutti i tasti e anche i loro spessori. Non fate come me che mi sono dimenticato un gommino e sono stato costretto a riaprire tutto quanto una seconda volta. Bene, dopo una serie di imprecazioni che vi potete immaginare, possiamo riposizionare la scheda madre e a questo punto fissiamola con le viti ed eccoci di fronte all'ultima parte rognosetta, ovvero rinfilare il connettore dello schermo sulla motherboard. Dopo altre imprecazioni e con il gentile aiuto delle pinzette sono riuscito a ribloccare tutto quanto, però ricordatevi di abbassare le due plastichine che bloccano il connettore. Prima di rimettere la scocca esterna ricordatevi anche del tasto di accensione, questo in realtà si incastra abbastanza facilmente. Mancano soltanto le viti esterne, ma adesso è il momento della verità. Sarò riuscito a non fare danni? Allora, è sbiaditissimo, ma si vede. Oh, sì, mamma mia. Oh, papà. Avvenuta una bomba, oh, no, che fai vedere? Incredibile mapporo, il Game Boy funziona perfettamente e lo schermo, seppur con qualche difetto, ora mostra l'azione di gioco. Bene, ora richiudo tutto, ma mi è venuto in mente un metodo, un confronto che possa darvi un'idea un po' più corretta del risultato finale. Guardate qui. Allora, faccio questa integrazione dopo qualche ora dove sono stato a riflettere e mi è venuto in mente che potevo fare un test molto interessante, ovvero mettere a confronto questo Game Boy Pocket restaurato con un Game Boy Pocket europeo secondo modello, che infatti ha il LED delle batterie, che praticamente near mint, e di sicuro funziona, e funziona anche la grande e si vede molto bene. Volevo vedere qual era la differenza tra i due schermi. Si nota subito che il polarizzatore ha un colore molto più simile al Game Boy originale rispetto al Pocket, ma questo forse non è neanche un problema così grande.
Da notare che entrambi hanno Donkey Kong Land come cartuccia inserita, questa però è la versione giapponese, giustamente su un Game Boy giapponese va messa la cartuccia della regione corrispondente, e possiamo vedere che a livello di contrasto questo qua è un pochino meno convincente rispetto alla versione Pocket funzionante, non restaurata. Rimane questo alone che in realtà è più ingigantito che nelle riprese che rispetto a vederlo dal vivo. Ecco, il contrasto forse non mi convince interamente, ma penso sia più un difetto non tanto del restauro che ho fatto io, ma in generale proprio di questo schermo. Però devo dire che la cosa che più mi premeva è che questo Game Boy tornasse in un modo o nell'altro a funzionare, e ci siamo riusciti. Contro ogni previsione, non pensavo sarebbe finita così bene. Il Game Boy si accende, tutti i tasti funzionano, funzionano le rotelle sia del volume che del contrasto. Posso ritenermi più che soddisfatto. Quindi poracci, io direi missione compiuta, però fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questa operazione di restauro, se pensate che il mio lavoro sia stato buono oppure meno. Considerate comunque che io non ho nessun tipo di esperienza per quanto riguarda questo tipo di operazioni, quindi posso ritenermi più che soddisfatto, ma mi rimetto a voi. Il pubblico è sovrano, bruttissima questa cosa, e vi aspetto nei commenti. Datemi un voto da 0 a Poro in quanto restauratore di Game Boy, e noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi restaurando sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Game Boy, Michele Pocket, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... O se no compriamo uno schermo nuovo, viene soltanto 80 euro. Non regali. Ma che idea di mer 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 mer